Quanto è centrale, Insigne, nel suo progetto tattico, nella sua idea di Napoli che verrà, e che giudizio dà, immagino positivo, dell'europeo che ha fatto fino a questo momento? Allora, secondo me sarebbe meglio parlare prima con lui che con voi del nostro capitano, però siccome ha sgrossato la domanda e io di Insigne ne parlo bene, si può fare, penso di non turbarlo. Io con Insigne ci ho parlato per telefono perché gli ho fatto i complimenti dopo un gol fatto in nazionale e gli ho detto che a me farebbe piacere questo percorso farlo con lui al mio fianco. Poi, naturalmente ci sono altre questioni nel calcio, altre situazioni, e quelle le andremo ad analizzare poi quando lui ritorna insieme a lui. È chiaro che in questo caso qui gli si fanno i complimenti a lui, a Di Lorenzo, per l'europeo fatto in maniera spettacolare, ha fatto vedere più volte Insigne il suo marchio di fabbrica, di che panni si veste, e qui ci si possono aggiungere anche i complimenti a Di Lorenzo, perché è un giocatore completo, un calciatore forte da un punto di vista fisico, presente, che si adatta a fare tutto e lo fa tutto in maniera di grande qualità. E si fanno i complimenti anche alla nazionale, si fanno i complimenti a Mancini per la squadra che ha allestito, perché è abbastanza visibile che assomiglia più a una squadra e non a una selezione di calciatori, e è abbastanza visibile che il molto del suo tempo per allenare lui lo spende di là alla metà campo e non di qua, come facciamo di solito. Io non l'ho mai visto allenare, ma sono convinto e sicuro che molti allenamenti sono fatti per fare gol e per andare a fare un calcio offensivo. Per cui di questo gli si fanno i complimenti. Anche se l'ultima partita poi, siccome voi siete bravi, conoscitori e attenti, ci si è trovato il pelo nell'uovo, ma è lì invece che ha fatto vedere una completezza. Siccome in quella partita lì non poteva fare altrimenti, perché sarebbe stato poi un problema allungare quello spazio tra linea difensiva e centrocampo, perché loro, cosa che credevo di meno, con questo palleggio veramente hanno fatto vedere di essere tra i più bravi al mondo. Ripeto, cosa che avevamo fatto noi fino a questo momento qui, e per cui essendo abituati a fare quello, c'è il rischio che poi vieni trascinato a ripeterti, a non saper fare un'altra cosa, anche se gli altri dimostrano in quel momento, in quella partita, di essere più bravi, e invece loro si sono adattati, hanno saputo poi coprire quegli spazi che sarebbero stati difficili da colmare a giocare a viso aperto. Corriere dello Sport.